Assalamu alaikum ed eccomi a Merzouga, ragazzi. Fra le strade del piccolo paesino tipico e guardate che meraviglia fra le sue strade, le costruzioni tipiche, antiche. Qui come si costruiscono e come si fanno. Tela. Guardate che bello. Ovviamente così impastano i sotti, permette. Vedete? Meraviglioso, ragazzi. Merzouga non è solo deserto, ma anche questo. Il Marocco non è solo deserto, Marrakesh o altro, ma è anche questo qui. Guardate che meraviglia. Che bello. Sempre a spasso per Merzouga, ragazzi. Tanto guardate lì in sfondo il deserto dove andrò oggi pomeriggio e dove passerò la notte. Il deserto dell'Erchebi, il deserto del Sahara. Guardate che meraviglia, che vista da qui. Quanto è grande, guardate. Meraviglioso. Come sono riservate le ragazze. Comunque alcune ragazze dei paesi più isolati del Marocco. Ecco che comincia l'escursione, l'esperienza nel deserto, ragazzi, fantastico. Oggi passerò la notte nel deserto e faremo l'escursione fino al campo dentro il deserto. Ragazzi, non vedo l'ora, un'esperienza incredibile, ci vediamo nel deserto. Siamo un piccolo gruppo, un gruppo di 6 persone, fortunati perché c'è un gruppo anche da 30-35 persone. Siamo in groppa ai cammelli e siamo nel deserto dell'Erchebi, fantastico ragazzi, un'emozione unica. Dai cammelli che sono davvero fantastici, super simpatici, alle dune del deserto che sono di una bellezza unica. Guardate che bellezza, ragazzi, fantastico. Sembra un orizzonte modellato, tutto curvo. Il contrasto della sabbia rossa quasi del deserto con l'azzurro del cielo. Fantastico. Arrivati, scesi, il sedere fa male. Assalamu alaikum. E ora andiamo nel nostro campo berbero. Eccoci nel deserto dell'Erchebi. Eccoci arrivati all'accampamento berbero. Quella è la mia camera, ragazzi, guardate che carina. Vedete? Questo è l'accampamento. E dopo 2 ore di cammellata, escursione nel deserto del Sahara, siamo arrivati al campo. E ora eccomi qui sulle dune del deserto dell'Erchebi, il deserto del Sahara marocchino. Guardate che bello. Ora vi lascio alla notte che mi godrò qui
tutta stellata e piena di magia. Salam aleikum. Ragazzi, ed eccomi finalmente a letto dopo una lunghissima giornata nel deserto con una fantastica escursione. Ora ho appena visto e ammirato la magia delle stelle nel deserto. Il cielo è nero ed è tempestato, un'esplosione totale di stelle con la Via Lattea in bellissima vista. Davvero un'emozione unica, una magia unica nel suo genere. Un'esplosione di stelle, tante stelle, davvero miliardi mai viste in vita mia. Uno spettacolo assoluto, uno spettacolo della natura davvero magico, magnifico. Ora ecco qui, questo è il mio accampamento e ci vediamo a domani di ritorno all'alba a Merzouga. Buonanotte, a domani. Buongiorno ragazzi, sono nel deserto, ancora l'alba non è avvenuta. E sono qui ad aspettarla, sicuramente non vedrete quasi nulla o nulla, ma l'alba arriva da lì, sono nel mezzo del dune del deserto, fantastico. Giorno, meraviglia, salam aleikum, ed eccomi alle 6:30 nel deserto del Sahara, nell'Erçebi, qui in Marocco a godermi l'alba di un nuovo giorno, il sole che spunta nel deserto, guardate che meraviglia, che magia. Fantastico. Ragazzi, faccio un po' il punto della situazione da quando sono qui in Marocco, in questo fantastico e meraviglioso paese. Sono arrivato da Milano a Marrakech, sono rimasto lì 3 giorni, poi mi sono spostato un giorno a Ouzoud, le cascate di Ouzoud, le meravigliose cascate. Da lì mi sono spostato un giorno e una notte a Essaouira, ho fatto il bagno nel fantastico oceano, davvero gelato, ho mangiato le sarde lì nel porto e passeggiato tra le vicole della Medina, super bemien e ridondanti di musica gnawa. Da lì sono ritornato a Marrakech, ho visitato tutte le bellezze architettoniche, la villa Giardini di Majorelle, il palazzo dell'Abadia e tutto il suo souk. Da lì mi sono spostato alla volta di Scoura, delle gole di Dades, delle gole di Todra, e lì ero proprio l'altro ieri. Un'emozione davvero fantastica arrivare sopra il passo delle gole di Dades, davvero, per poi andare nelle gole di Todra, lì in un canyon davvero alto e stretto, fra paesaggi davvero mozzafiato, montagne che sembravano modellate con le mani, sembravano di plastica, fantastiche, con una terra rossa e bambini che ti salutavano a bordo strada. Da lì l'altro ieri appunto sono partito alla volta est, alla volta del sud est del Marocco, del deserto del Marocco, qui a Merzouga. È stato un viaggio davvero avvincente, nelle lande più desolate e veramente, veramente enormi di questo paese, in solitaria, incontrando poche persone lungo il mio tragitto, e lì se comunque succede un piccolo problema sei davvero spacciato perché non c'è nessuno che ti può aiutare. Quindi sono partito qui alla volta di Merzouga e ho deciso di non fermarmi a Tin come era previsto, ma di continuare fino a Merzouga. Il viaggio è stato lungo, di 6 ore. Sono arrivato qui molto stanco, affamato, verso le 8 di sera passando per la magica porta di Rissani o di Erfoud. Ed eccomi qua. Ieri siamo partiti verso le 4 da Merzouga con un'escursione in cammello organizzata in un gruppo davvero
molto piccolo, eravamo in 5 persone, fortunatamente, ma ci sono gruppi anche molto grandi di 30-35 persone. Siamo stati davvero fortunati. Una fantastica escursione di 2 ore con i cammelli nel deserto fino ad arrivare al nostro accampamento berbero. Abbiamo mangiato ieri sera, abbiamo suonato, abbiamo parlato, ci siamo divertiti davvero, un bellissimo gruppo e ho osservato uno spettacolo davvero unico, le stelle, il cielo stellato con la sua Via Lattea, un'esplosione di stelle unica in un cielo nero, davvero davvero magico, fantastico. Abbiamo bivaccato, dormito nelle nostre tende col rumore del vento che sbatteva sui teli dell'accampamento, fantastico. Ed eccomi qua, questa mattina ho osservato l'alba, l'alba di un nuovo giorno spuntare dal deserto, dalle dune del deserto, e ora, fra qualche ora, ritorneremo verso Merzouga. E da lì parte l'altra fase, le altre tappe del mio viaggio. Vado verso nord, nel Rif, arrivo a Fez per poi arrivare a Chefchaouen. Davvero sarà un altro viaggio avvincente. Mi aspettano 9 ore di macchina, che non sono davvero poche, infatti farò sosta a Midel, penso di non riuscire a fare una tirata unica, anche perché è davvero sfiancante e molto anche pericoloso, se vogliamo dire, perché tirare una macchinina così per 9 ore in queste strade non è per nulla sicuro. Quindi ci vediamo sulla tratta verso nord, verso il Rif marocchino. Yalla, andiamo, ci vediamo a nord. Il turbante, guardate. Si riparte ragazzi, yalla! Goodbye! Vai! Guardate, mentre stiamo per arrivare, tutto il percorso che abbiamo fatto. 2 ore di cammellata fantastica, unica. Davvero un'esperienza unica.